Benvenuti ad una nuova puntata di Psico Podcast. Oggi avremo con noi la dottoressa Franca Fubini, psicoterapeuta psicoanalitica, consulente d'organizzazione e gruppo analista. La dottoressa Fubini ci parlerà del social dreaming e delle sue origini, site nel Tavistock Institute di Londra grazie agli studi di Gordon Lawrence. Nello specifico parleremo della matrice del social dreaming, ovvero la forma e il processo di questa metodologia atta a dare voce ai sogni dell'individuo. Parleremo dunque di sogni e di come essi rappresentino la realtà sociale, oltre che individuale, di chi li racconta e di come possano essere utili per comprendere i contesti all'interno dei quali il social dreaming viene utilizzato, come quelli organizzativi. Infine, la dottoressa ci parlerà anche dell'evoluzione e delle varie applicazioni per le quali il social dreaming può essere utilizzato, fino a giungere all'attualità e al coronavirus. Detto questo, vi lascio all'intervista. Buon ascolto! Benvenuti a tutti a una nuova puntata di Psico Podcast. Oggi abbiamo con noi la dottoressa Franca Fubini, psicoterapeuta, sì, di stampo psicoanalitico, consulente d'organizzazione e gruppo analista. La dottoressa Fubini è presidente dell'ex Gordon Lawrence Foundation, attualmente presidente del Social Dreaming International Network e vicepresidente del Nodo Group. Si è formata con Gordon Lawrence, ha lavorato con lui fino dagli anni 80 e insieme a Gordon Lawrence e Lilia Baglioni ha sviluppato il Social Dreaming in Italia e insieme hanno realizzato i primi due training di Social Dreaming. Ha inoltre pubblicato numerosi articoli proprio sul Social Dreaming e sulle sue applicazioni, insegnandolo nelle università, e ha applicato questa metodologia anche nei contesti lavorativi come applicazione per delle consulenze, oltre che occuparsi di formazione specifica proprio sul social dreaming. Bene, benvenuta dottoressa, e la prima domanda che le farei è proprio: che cos'è il social dreaming matrix e come si struttura? Allora, il social dreaming è una metodologia per accedere al sapere dei sogni, trasformazione del sapere dei sogni. La matrice è il luogo in cui il social dreaming può avvenire. Forse può essere interessante situarlo nel contesto storico in cui è nato il social dreaming, anche per capire da dove viene e quali erano le spinte che hanno portato a, non diciamo la scoperta, perché credo che la condivisione dei sogni credo che appartenga all'umanità, non c'era bisogno di Gordon Lawrence. Gordon Lawrence ha trovato una metodologia negli anni Ottanta per poter accedere, quando ormai non si condividono più i sogni in maniera sociale, come dire, in modo più facile, come usava esserlo. Gordon Lawrence, quando si ha intrapreso questa strada, lavorava al Tavistock Institute of Human Relations a Londra e faceva parte di un team ed era co-direttore di una sezione di questo istituto che si occupava delle group relations, dei programmi di group relations. Da un punto di vista storico, lo sviluppo del Tavistock Institute è avvenuto in particolare a cavallo tra le due guerre. C'è stato un incontro particolarmente fecondo tra i vertici dello Stato, del governo e in particolare dell'esercito, con il pensiero psicoanalitico e sistemico che si stava sviluppando al Tavistock Institute. Era comunque un momento in cui ci si è chiesti, in particolare da parte dell'esercito, che ha avuto la lungimiranza di chiedersi: nella preparazione della prossima guerra,
non dovremmo ripetere gli errori che sono capitati nella prima e che avevano a che fare sia nella selezione dei soldati che nella gestione del post-trauma, dei soldati che ritornavano dalle trincee, che ritornavano dalla guerra e che non ed era molto difficile potersi prendere cura ed aiutarli a stare meglio. Questo è stato da un lato. Dall'altro è stato un periodo di sviluppo di pensiero gruppale. Da una parte dell'oceano in America c'era Kurt Lewin e il National Laboratory, il T-Group sostanzialmente, e da questa parte dell'oceano c'era in particolare in Inghilterra il pensiero che si stava sviluppando, mettendo insieme appunto un pensiero psicanalitico con tutti questi psicanalisti che si sono trasferiti dalla Germania nazista e che sono approdati a Londra. E in questo contesto direi che l'unica cosa, perché poi ci inseriamo il social dreaming, c'è stato un pensiero fecondissimo di che cos'è che com'è che funziona un gruppo. E in particolare Bion, che era stato contattato, era uno psichiatra, aveva fatto la guerra, è stato contattato lavorava al Tavistock ed è stato contattato dall'esercito, come molti altri psichiatri, psicanalisti del Tavistock, sono stati contattati per capire come si potesse fare un lavoro di selezione più accurato e non basato solo sulla soggettività di chi fa le interviste. E in particolare Bion ha sviluppato una metodologia chiamata del leaderless group, del gruppo che non ha un leader, quindi non uno che ti dà un'indicazione. Allora non era, adesso nel mondo della terapia quasi tutti sanno che cosa è, allora non si sapeva, è stato un esperimento ed è stato un passaggio dal pensare che si può imparare dall'esperienza, non tanto da lezioni frontali, ma più da un'esperienza diretta. E quindi sono stati messi in piedi questi gruppi, appunto, senza un leader definito, per vedere com'è che le persone reagivano, quali potevano essere le dinamiche inconsce che possono influenzare un gruppo e capire chi ha attitudine verso la leadership e chi non ce l'è, ma vederlo in azione, non solo attraverso un'intervista. Allora, questo è stato un passaggio abbastanza fondamentale. Poi di lì si è molto sviluppato il pensiero gruppale, è stata offerta terapia di gruppo, al Tavistock è stato sviluppato la gruppo analisi da Fuchs, sono incominciate le comunità terapeutiche, c'è stato un grandissimo sviluppo sia prima che dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sempre al Tavistock a un certo punto sono incominciati dei programmi che continuano tuttora, che si chiamano le Group Relation Conference. La prima è avvenuta all'Ester, mi sembra, nel 56, e che erano dei programmi che coniugavano diverse formazioni di gruppo, grande gruppo, piccolo gruppo, intergruppi, eventi diversi che mettevano le persone che partecipavano a queste Group Relation Conference, che sono tuttora residenziali, nell'opportunità di apprendere dall'esperienza qual è la propria posizione all'interno di un'organizzazione, la propria posizione conscia, la propria predisposizione verso la gestione dell'autorità, la capacità di assumersi un ruolo di leader o di follower, e come se appunto attraverso l'esperienza capisci in quali ruoli ti metti e in quali
ruoli ti metti e l'influenza che può aver avuto la prima parte della tua vita, diciamo, dall'infanzia a quando vivi ancora con i genitori, sulla tua capacità di entrare in un ruolo di leader o meno, o sulla tua capacità di esercitare autorità. E questo, per dire in due parole che cosa sono state le Group Relations Conference, negli anni, prima degli anni 80, Gordon Lawrence lavorava al Tavistock, che appunto era uno dei due direttori di questi programmi, e si stava interrogando sul fatto che nei gruppi apparivano i sogni e che però non venivano trattati, perché era ancora un po' come se i sogni facessero parte della diade terapeutica in analisi, ma non se ne poteva parlare quando ci si trovava in gruppo. C'è stato, e da quel punto di vista credo che sia stato veramente un pioniere, Gordon Lawrence, il desiderio di capire com'è che all'interno di un gruppo i sogni, quando emergono, senza andarli a cercare, però quando emergono ne puoi parlare, poi è materiale di studio, di ricerca e di insight, tanto quanto tutto il resto che viene raccontato. Quindi ha focalizzato una sua ricerca su com'è che si possono introdurre i sogni, si possono accogliere, e poi ha ipotizzato che i sogni, nel loro contenuto inconscio, potessero dare accesso non solo alla parte inconscia. Adesso non entro nella teoria che era stata sviluppata da Bion, perché sennò credo che ci porti fuori strada, non so, però ditemelo voi, forse ci porta fuori strada. Però di guardare l'inconscio come un ostacolo, no? Che quando emergono le dinamiche inconsce, invece di essere in una posizione di lavoro di gruppo, avvengono si manifestano quelli che Bion aveva definito degli assunti di base, che ti distolgono dal gruppo di lavoro. A quel punto della storia, invece, Gordon Lawrence ha incominciato, e Bion, che ormai non era più al Tavistock, era andato in America, ha sviluppato il suo pensiero altrove, però è come se tutte e due in un certo senso si sono chiesti se invece l'inconscio, invece di essere visto come quello che ti fa lo sgambetto, che tu hai un bel programma ma poi invece succede altro, possa essere anche il luogo della creatività e dei pensieri nuovi. E su questo Lawrence ha sviluppato questa metodologia, e per svilupparla ha proprio fatto degli esperimenti, ha messo su dei progetti. Il primo è stato il primo progetto di social dreaming, l'ha condotto al Tavistock, penso all'inizio degli anni 80, insieme a una collega che si chiamava Patricia Daniels, e Patricia Daniels in particolare ha definito il luogo, ha dato il nome al luogo dove avviene il social dreaming, e l'ha chiamato matrice, dalla parola latina utero, perché tutte e due si erano posti il problema di come fare a non cadere nella rete dei pensieri sul gruppo e sulle sue dinamiche,
Gordon spesso, perché era troppo forte, in particolare in un posto come il Tavistock, dedicato agli studi di gruppo. In particolare, quando ne parlava, parlava di aver dovuto creare come una gabbia di Faraday, quindi isolata da tutte le interferenze che potevano venire dalle associazioni di gruppo, non perché non ci fossero, ma perché ti focalizzi in quello che succede all'interno di una matrice. E quindi la matrice è il luogo dove i sogni possono essere raccontati, possono essere raccontate le associazioni ai sogni, si possono creare legami e connessioni tra i sogni e lasciare emergere dei pensieri nuovi. E quindi, non so come dire, è come se ci fosse stato un salto mentale per creare uno spazio dove ti fa vedere che cos'è che fanno i sogni raccontati all'interno di un collettivo che li mette a disposizione per capire che relazioni i sogni abbiano col contesto sociale nei quali emergono. E, non so se questo è chiaro. Sì, certo, è come se ci fosse stato praticamente una sorta di salto. E quindi se prima i sogni venivano considerati come qualcosa un po' da tenere un po' al di fuori di quella che era la terapia e comunque non servivano, cioè, o meglio, non erano in grado di essere utilizzati. Non la terapia, perché sono sempre state la via regia da quando li ha definiti. Sì, no, nel gruppo, scusi. Nel termine di un no, anche di gruppo, in quel momento Fuchs aveva già sviluppato tutto un lavoro con l'analisi di gruppo, dove i sogni, perfetto che emergano e sono trattati come sogni di gruppo. Era all'interno di questi programmi che si chiamavano autorità, leadership, ruolo e organizzazione. Ah, okay. Era all'interno di questo che non si capiva come potevano entrare. Certo, e quindi dopo invece c'è stato proprio questo salto in cui invece sono riusciti a trovare creare una sorta di dimensione in cui poterli inserire e usarli, dare libero sfogo insomma a quelli che erano le associazioni e di tutte le persone che facevano parte di questi gruppi, in modo tale che di poter vedere dove questi sogni poi li portavano. Sì, diciamo che come parallelo, se in un'analisi il sogno raccontato da un analizzando al suo terapeuta aiuta ad illuminare sia il paesaggio inconscio dell'analizzando e anche quello del terapeuta, veramente dell'analista, ma rimane all'interno di questa diade ed è un riflesso soprattutto del mondo inconscio dell'analizzando, all'interno per esempio di un collettivo, perché non è un gruppo terapeutico, decisamente non è un gruppo, è un collettivo, diciamo che spesso può essere un collettivo di persone che si trovano nel loro ruolo di cittadini, che questo è un altro filone. Ma era anche quello che stava accadendo nel Regno Unito in quel periodo, cioè di una grossa ricerca per rendere la società una quantità, lo chiamano an intelligible quantity, di capire di cosa sta parlando la società, di capire i fenomeni sociali. Quindi da questo punto di vista sono collettivi di persone che mettono in comune i sogni per capire che cosa rivelano del contesto che si sta condividendo. Se sei lì in quanto cittadini, probabilmente ti stai occupando appunto in quanto cittadini di un luogo che può essere una città, che può essere una comunità, che può essere quello che è. Se sei lì, quindi dovevano fare da specchio questi gruppi a quella che era la società fuori? Non è che dovevano fare, fanno. Fanno. È l'ipotesi del social dreaming, non è che devono fare, certo. Fanno. Certo. L'ipotesi è che i sogni raccontino qualcosa
di profondo legato all'inconscio sociale. Certo. Quindi diciamo che sono nati all'interno di questa cornice storica e inizialmente erano adibiti per la selezione più accurata dei gruppi di persone e sono stati spostati in contesto appunto organizzativo. Successivamente poi quali sono state le applicazioni e gli sviluppi di questa metodologia? Devo solo dire una cosa su questo, cioè la selezione è stato qui parlano del Zoom, è stata come dire una scintilla, una necessità che ha portato appunto a sviluppare un pensiero gruppale a cavallo tra le due guerre, la selezione dei soldati e delle gerarchie all'interno dell'esercito. Nel corso degli anni tutto questo pensiero gruppale si è allontanato dall'aspetto militare, ha avuto il suo contesto storico, è stato necessario, ci sono stati fatti molti esperimenti in quello che allora si chiamava The Northfield Hospital, dove portavano i soldati che ne avevano bisogno dopo essendo feriti o traumatizzati dalla guerra. Dopo è diventato un'applicazione sociale, al sociale, ai luoghi di lavoro, ha preso un'altra strada, ma anche perché non si era più in guerra. Certo. Non c'era più questa necessità. E adesso cos'è che porta una persona, cioè quali sono i benefici che le persone possono avere dal social dreaming, dal partecipare ad un social dreaming nell'epoca attuale, insomma? Appunto, dipende in quali contesti sono. Se partiamo per esempio, da portare social dreaming come uno strumento di consulenza nei posti di lavoro, può avere molte funzioni, dipende da quello che ti viene richiesto, ma può andare da una necessità di, per esempio, fare una diagnosi, è molto efficace per vedere che cosa sta succedendo, a una capacità di rilevare che cosa sta succedendo all'interno di un gruppo di lavoro, che è molto veloce ed è molto accurato come sistema, chiamiamolo tra virgolette, di diagnosi, e non c'è bisogno che sia la consulente che glielo dice, lo vedono chi partecipa, il gruppo di lavoro che partecipa riesce a capire di che cosa si sta parlando, quale può essere il vero problema. Può essere uno strumento di, per esempio, nel lungo periodo, quando c'è la possibilità di farlo, di trasformazione della cultura di un posto di lavoro. Nei momenti trasformativi, quindi quando sono necessari dei cambiamenti. Sì, quando è necessario risolvere delle situazioni che forse si sono incancrenite e che non è meglio non affrontare, non so come dire, con un testa a testa, ma utilizzando lo spazio mentale che viene, che è una delle caratteristiche del social dreaming. E questa possibilità di avere conversazioni significative, di non mettere davanti l'io della persona, ma si parla attraverso i sogni, e quindi c'è una possibilità di uno spazio mentale molto diverso da quello quando io la penso così, io ho questa opinione, io ho questo giudizio, e un far valere il proprio pensiero. Quando parli attraverso i sogni c'è più spazio, c'è democrazia, perché da un certo punto di vista tutti i sogni
sono buoni, cioè non è che non se l'è inventato, non è che c'è il sogno del capo è più bello del sogno, non lo so, di un impiegato, non c'è nessuna differenza. E quindi c'è la possibilità di intraprendere delle conversazioni che sono significative, che danno senso e che nel lungo periodo possono cambiare la cultura di un posto di lavoro, nel breve possono permettere, dove c'è un blocco di un conflitto, di andare oltre. Di farlo emergere e di... è una cosa abbastanza fondamentale di farlo emergere e che sia rivelato, più che arriva il consulente o la consulente che dice adesso bisogna far qui, bisogna far così, bisogna far cos'è. È come se ci innescassi un processo attraverso il quale trovi anche gli strumenti con i quali dare una risposta. Quindi è com'è? È come se attivasse in un certo senso anche un processo di empowerment del gruppo, della persona. Sicuramente. Molte persone con le quali ho lavorato in questi anni, che ormai sono tanti, mi hanno detto ho ritrovato la voce, al di là del ruolo. Poi chiaramente all'interno di una struttura organizzativa ti devi anche occupare di ruoli, di capacità lavorative, di conflitti, però effettivamente avere la possibilità di ritrovare la propria voce non è da poco. No, anzi. Mm-hmm. E quindi tornando un attimo a quella che è la struttura del social dreaming, prima parlava appunto di matrice, che quindi è sia forma che processo, dove quindi avvengono gli scambi, le interazioni, ma la composizione della matrice qual è? Nello specifico la disposizione a fiocco di neve del social dreaming, che può spiegarci un po' in che cosa consiste, come mai questa disposizione? Dunque, il fiocco di neve o il, come si dice, il nido d'api, sono stati scelti, questa è stata una scelta di Gordon Lawrence, da una parte per permettere, di nuovo per uscire dalla configurazione gruppo a cerchio, quindi per uscire, gabbia di fare, facciamo qualcosa di diverso, ma anche per riprodurre da un punto di vista fisico e visivo una struttura frattale, come può essere il fiocco di neve, come può essere il nido d'api, che consente peraltro, oltre a questo eco della struttura frattale dei sogni che viene riprodotto nel modo in cui ci si siede, anche per offrire una possibilità di stare nel proprio spazio, non necessariamente in contatto visivo, con alcuni puoi esserlo, con altri no, non è necessario. E questo fa in un certo senso parte di questo liberare uno spazio che ti porta fuori dalle dinamiche di gruppo, dall'incrocio, io penso questo, tu pensi quello, o interpretazione, cioè ti, da un certo punto di vista ti spiazza, perché sei in un'altra configurazione. Quindi diciamo che da un lato può anche favorire le libere associazioni senza le interpretazioni, questo discorso di non avere il contatto con, per esempio, la persona che sta parlando, non riuscire a vederla negli occhi. La puoi anche vedere, ma non è necessario. Il modo in cui si è seduti aiuta questo processo, ma quello che aiuta di più è quello di spiegare, per quando vai per la prima volta, che la cosa essenziale è che quello che si guarda, quello su cui ci si focalizza, è il sogno e non il sognatore.
E questo già libera molto del campo da dire, ma perché hai sognato questo? Mi ricordo che tua mamma, cioè proprio ti libera da questa dimensione più individuale, più personale. Ma posso fare una domanda rispetto a questo? Quali sono le difficoltà maggiori che incontra nel momento in cui entra, per esempio, in un certo tipo di contesto, che può essere quello organizzativo, e deve, appunto, iniziare un social dreaming, una nuova esperienza di social dreaming, e incontra delle resistenze, delle difficoltà? No, le difficoltà le incontri comunque, qualunque strumento porti, perché è un'organizzazione che ti chiama perché ha bisogno, quindi vuol dire che ci sono dei conflitti sotto la superficie, e quindi comunque. Ma, di solito, se queste sono le premesse, cioè sono le premesse di una consulenza, non è che... Dico io, adesso faccio un social dreaming, perché di solito non sa manco cosa sia. Dico che mi avvalgo di una serie di strumenti che hanno a che fare con il gruppo, difatti c'è il social dreaming, però poi ci sono anche dei piccoli gruppi, c'è la possibilità di lavorare in grande gruppo, cioè ci sono una serie di strumenti e uno che effettivamente è parecchio efficace perché è sostanzialmente veloce ad arrivare al punto, è quello del social dreaming e il racconto dei sogni, lo racconti in modo molto semplice. Non so se l'ho fatto adesso, però non c'è bisogno di raccontare tutto quello che ho raccontato. Dice molto semplicemente: i sogni rivelano qualcosa del contesto sociale in cui siamo, del contesto lavorativo. Ed è una metodologia molto efficace per arrivare al nodo delle questioni. E di solito non c'è una grande resistenza. Bene, mi fa piacere questa cosa perché sembra, cioè non lo so, vista almeno da me che non sono abituata, non ho mai assistito a esperienze del genere di persona, non lo so, forse mi sembrerebbe in un'azienda, per esempio, un po', sì. Cioè, è un po' strana come esperienza, cioè mi immagino tutti quanti che ti guardano come per dire, ma cosa sta facendo? Ecco. In realtà no, io credo che questo sia un problema che è più incentrato nel mondo della psi, perché si è così culturalmente abituati all'idea che il sogno è personale, che credo di aver incontrato più resistenze all'interno appunto del mondo della psicologia, della psicanalisi, di quanto poi sia fuori. Anzi, non so, mi viene in mente che una volta, mi sa che fosse un paio d'anni fa, stavo facendo una settimana, avevano chiesto di fare dei lavori di social dreaming alla Biennale di Venezia, e in una di queste giornate è arrivata un'azienda, che ha voluto tenersi anonima, poi però si è rivelata che per chi fosse, era una multinazionale, sono arrivati lì e volevano, ed erano stati stimolati da questo lavoro con i sogni e dalla potenzialità creativa che si metteva in moto, di pensiero innovativo che si mette in moto. Quindi sì, no, direi che il sogno ci accomuna, è un linguaggio a cui possiamo accedere tutti. In merito invece alla situazione attuale, quindi quella che è un po' stata l'emergenza acuta da Covid e adesso la situazione nella quale ci troviamo. Come è stato utilizzato come viene tuttora utilizzato il social dreaming e quali sono un po' quelle che secondo lei sono le tematiche che emergono più frequentemente, quella che può essere l'aiuto che questa metodologia dà a riportare la realtà appunto sociale
degli individui. Da dire due cose. E parto dalla prima, che è una storia. Io in questo momento sono basata a Torino e da un anno e mezzo facciamo una volta al mese, credo per me è necessario che non sia troppo ravvicinato il lavoro del social dreaming, nel senso che fa parte del questo non entrare in competizione o con un lavoro terapeutico. Quindi lo facevamo una volta al mese, quando vivevo a Roma l'abbiamo fatto per 11 anni di seguito, questo lavoro di social dreaming una volta al mese. Ho iniziato a farlo a Torino quando ho dovuto esserci, e a gennaio si è incominciato non a parlare di Covid, ma l'abbiamo capito dopo che stavamo parlando di Covid, che i sogni stavano parlando di Covid, si parlava di una minaccia, c'erano sogni molto inquietanti di minacce. Nella matrice di febbraio si sapeva già che c'era il Covid, ma non, era prima del lockdown, non si capiva ancora la portata di questo contagio, e si incominciavano già a vedere i semi di quello che sarebbe stato, tipo che era un avvenimento che avrebbe cambiato la percezione del mondo così come l'ha fatto l'11 settembre. Poi sono tutti temi che sono diventati più di discorso comune. Questo capitava verso metà febbraio, quando ancora non si sapeva. Un sogno, non si sapeva la portata, si sapeva, ma non si sapeva la portata. Per esempio, un sogno che è stato molto anticipatorio parlava di adesso siamo noi, un gruppo di persone, a essere sulla barca, a essere fermati alla frontiera. Non c'era ancora la cosa che comunque le frontiere di Natalia sono state chiuse, perché finché non è diventata pandemia eravamo noi gli emigranti che vengono rimandati indietro a Lampedusa, e che oltre cioè, proprio toccando il tema dell'identità e di come possa cambiare rapidamente. Comunque, questi erano gli accenni. A marzo si era in lockdown, per cui tutte le attività, la maggior parte del mio lavoro si è fermato, e quindi a malincuore non volevo cancellarla questa possibilità, però mi rendo conto che comunque di persona non avremmo potuto vederci. Ed è venuta questa idea geniale di provare a farlo Zoom. Magari era già utilizzato tantissimo, ma io non ci avevo ancora pensato che si potesse fare Zoom. E devo dire che è stato veramente, non dico buono, ma necessario. Intanto hanno risposto molte più persone, anche da altre parti d'Italia, anche persone che sono state al training di social dreaming, la prima edizione che è avvenuta 2 anni fa, dall'estero, che però potevano parlare italiano. Ed è stato, no, non so come, la molla è stata in un momento come questo, dove il distanziamento sociale, tutti dentro le nostre camerette, tutti nelle nostre casette, tutti chiusi e senza sapere cosa stia veramente succedendo, è necessario avere dei luoghi di pensiero dove la gente può mettere in comune dei pensieri e possibilmente elaborarli. Un luogo di condivisione e direi di pensiero. La condivisione va bene, ma se non è associata in questo momento in particolare, se non è associata al pensiero,
è un po', come dire, un po' zoppa, un po' Certo. zoppetta. Questo per dire una delle cose che volevo dire per rispondere alla domanda. C'è tutto un pensiero che si è sviluppato intorno a quello e che è legato al Covid. Legato al Covid, mi sembra anche di aver visto che c'è stata un'esplosione di interesse per i sogni, ma non solo del social dreaming, proprio li trovi sui giornali, Sì, è vero. la Vero. raccolta alle università, le connessioni con i professori che raccolgono i sogni, cioè ce n'è veramente, basta che apri, trovi qualcosa sui sogni, che un po' mi fa fare l'ipotesi che sicuramente questo discorso dei sogni è stato sdoganato, che sicuramente credo che molti abbiano letto uno dei libri che ha dato l'avvio al social dreaming e che era questo libro che si chiama Il Terzo Reich dei Sogni, che era una giornalista tedesca ai tempi del nazismo, ha raccolto attraverso dei suoi amici medici, ha raccolto i sogni dei loro pazienti e li ha tenuti nascosti quando è scappata dalla Germania. Molti anni dopo li ha messi insieme in questo libro che è molto bello, dove appunto i sogni raccontano la realtà sociale che si stava vivendo. E credo che qualcosa di questo genere sia capitato alla millesima potenza adesso, e credo anche che ci sia nell'incertezza, nella confusione, nel trauma sociale che stiamo vivendo. È un po' come se ci si appellasse a un sapere altro. E penso che il fiorire di social dreaming nel mio piccolo, da allora ce ne sono stati veramente tanti, non solo questo incontro mensile, ma non so, una settimana fa, insieme ad altre organizzazioni internazionali, abbiamo fatto partire un progetto di matrice che si chiama Sogni della pandemia globale e visioni del futuro, dove devo dire che è stato commovente, siamo stati sommersi di richieste. Abbiamo dovuto limitarle per i limiti tecnologici, e alla fine, quando abbiamo iniziato la scorsa settimana, c'erano 23 rappresentanti di 23 nazioni diverse che hanno partecipato, con questo desiderio di cercare di dare un senso a quello che sta succedendo, attingere al sapere dei sogni e a un sapere collettivo. Al Tavistock ne stanno facendo altre. So che in giro per il mondo stanno succedendo molte matrici di social dreaming, come se ci fosse proprio un desiderio di indagare per quello che invece noi nella nostra quotidianità non riusciamo a capire. E non riusciamo sicuramente a captare. Nella nostra individualità Sì, è vero. non possiamo assolutamente captare la portata, di un evento globale come questo. Vero, verissimo. Molto, 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 veramente molto interessante come si sia sviluppato e come nel corso della storia si sia sempre di più attuato e contestualizzato quella che era la realtà in cui veniva applicato. E quello dell'ultimo esempio che ci ha fatto della realtà quotidiana ne è l'esempio lampante, perché
i sogni appunto proprio dimostrano come raccontino la realtà sociale all'interno della quale gli individui sono immersi. Assolutamente. Bene, io la ringrazierei. Sì, esatto, cioè io la ringrazio moltissimo per questa intervista e abbiamo davvero potuto approfondire, cioè, un tema, ce ne sarebbe ancora tantissimo da dire, immagino, però davvero ha aperto un mondo, sul serio. Bene, sono contenta, vi ringrazio di questa opportunità e spero di vedervi a Amatrice. Se mi mandate le vostre mail, Certo, vi invito, quello che sì, tanti molto sono aperti. volentieri. Certo, Molto, molto, molto molto volentieri. volentieri, davvero. Benissimo, benissimo. La prossima è venerdì, quella Ok. lì, ogni mese è venerdì. Le altre purtroppo sono state prese d'assalto, per ora non è possibile. Quella di venerdì, se mi mandate la mail, vi invito. Certamente. Molto volentieri. Molto Va volentieri, davvero, grazie. Dottoressa, la ringraziamo ancora per il suo prezioso contributo e per essere stata con noi. E niente, nel ringraziarla, le auguriamo una buona giornata, una buona serata. Grazie, e un buon lavoro. Buon lavoro Grazie soprattutto. mille. Arrivederci. Grazie mille, dottoressa, arrivederci. Arrivederci. Ben ritrovati anche questa settimana con la rubrica di scrittura creativa. Il primo compito consiste nel dare vita a un breve racconto che contenga queste cinque parole: torta, passeggiata, scuola, mare, rossetto. Il secondo compito invece è il seguente: scrivi una lettera a te stesso. Ma ricorda, hai 8 anni. Buona creazione e alla prossima settimana con la rubrica di scrittura creativa. E continuando il discorso del coronavirus, bisogna lavarsi spesso le mani, evitare luoghi affollati, di rimanere a casa se si è zona rossa, tenere le mascherine e evitare luoghi affollati. E per oggi è tutto. Ciao! E per chi non sta a casa? Questo era Psico Podcast. Se vi è piaciuta la puntata, mettete un bel like, seguiteci e aiutateci a crescere su Apple Podcast, Spotify e le altre piattaforme di ascolto. E se volete contattarci, ci trovate alla pagina Facebook Psico Podcast oppure all'indirizzo email psicopodcast@gmail.com. E in attesa della prossima puntata, vi lasciamo in compagnia di uno spot della Fondazione Altre Parole. A presto con Psico Podcast! In questi momenti difficili è importante salvaguardare la propria salute, a tutto tondo, perché una persona in salute sta bene sia nel corpo che nella mente. Per questo motivo, la Fondazione Altre Parole Onlus ha deciso di scendere in campo con un team di psicologi e psicoterapeuti di comprovata esperienza, la Psico-COVID Task Force. Lo scopo di questo progetto è dare sostegno psicologico a distanza, aperto a tutto il territorio nazionale e gratuito per tutti coloro che lo richiederanno. Attraverso l'apposito form sul nostro sito è possibile inoltrare la richiesta di supporto psicologico, la quale arriverà ai nostri psicologi che vi ricontatteranno telefonicamente per mettervi in contatto con uno psicoterapeuta. Quest'ultimo vi contatterà telefonicamente o in videochiamata per il primo colloquio terapeutico. Psico-COVID Task Force non è solo un progetto d'aiuto, è anche un luogo intimo e sicuro, dove potersi prendere cura di se stessi parlando con un esperto. Compilando il form, non solo potrai accedere ad un servizio di qualità, ma potrai anche ritagliarti uno spazio per te stesso, stando all'interno delle mura domestiche, che ormai sono diventate il punto attorno al quale attualmente ruota la nostra vita, tra lavoro, famiglia, tensioni e svago. Il benessere psichico è importante. Stare bene interiormente è un modo per star bene anche esteriormente, sia fisicamente, sia con coloro che ci stanno vicino.
Per richiedere il supporto psicologico potete contattarci attraverso l'apposito form che troverete all'indirizzo www.fondazionealtreparole.it/progetto-psico-covid-task-force. Potete inoltre scriverci all'indirizzo email covid19@fondazionealtreparole.it oppure potete telefonarci al 351-565-5372 oppure al numero 351-929-5740. Se ne senti il bisogno, contattaci. Ora chiedere aiuto è più facile. Basta un click.